gestire per conto della Regione Puglia alcune specialità sanitarie e reparti in via di apertura nel nuovo ospedale della Murgia al fine di aumentare i rimborsi annuali e la ciambella di salvataggio allo studio per salvare il Miuli di Acquaviva delle Fonti minacciato da un buco finanziario che sfiora i 200 milioni di euro. Per questo l'ente ecclesiastico ha chiesto il concordato preventivo al Tribunale di Bari. Il 22 luglio è previsto il tavolo di conciliazione tra creditori e amministrazione per tentare un'intesa sui 160 milioni di euro di pagamenti arretrati. Intanto i dirigenti del Miuli continuano la spending review e i tagli dal 10 al 15% su consulenze, acquisti di beni e servizi e razionalizzazione del personale. Per 3 mesi sono stati congelati buoni mensa e indennità di risultato straordinari ai 1200 dipendenti. Decisioni mal digerite dai sindacati che rilanciano con una soluzione radicale: spingere la regione ad acquisire in tutto o in parte il Miuli, trasformandolo in struttura pubblica e liberandolo dalla gestione della Chiesa. L'assessore alla salute Gentile però lo ha escluso categoricamente, partecipando alla marcia di protesta organizzata da parti sociali, lavoratori e sindaci del comprensorio ad Acquaviva. Nei prossimi giorni sono attesi 2 incontri tematici, uno tecnico e l'altro politico. CGIL e CISL e UIL aspettano dal governatore Vendolo un incontro sulla sanità privata in Puglia, in cui infileranno l'avvertenza Miuli. I sindacati di categoria invece affronteranno la questione nel vertice tecnico con l'assessore Gentile.